Ginevra. Donna sicura? Volitiva? Questa posizione delle braccia, come dire, ebbene, qui ci sono io. Autorevolezza, no autorità. Quindi a me è tutta moltissimo. Grazie, Ginevra. Rossella G. Ti sei data un obiettivo molto difficile, essere Dr. Jack e Mr. Hyde, no? Sì. Ma lo hai centrato in pieno, quindi brava, complimenti da parte mia. Giusy, anche tu pensi così? Sì, soprattutto se penso che io la prima volta che l'ho visto ho pensato che fosse la classica ragazza carina, quella che si dice la bellezza della porta accanto. Adesso invece uno dovrebbe essere preoccupato se sta nella porta accanto, perché riveli delle personalità misteriose. Sei stata bravissima, devo dirti, mi è piaciuto moltissimo. Grazie Rossella. Grazie a voi. Francesca. Mi sembra molto ingessata. Io l'avrei fatta muovere un po' di più. Anche a me. Sarebbe stato un attimo. Le labbra molto più leggera, quindi un attimo e lo sguardo. Perché quei fiori, composizioni, come baby, la foto c'era. Anche soltanto con un piccolo sorrisino con la bocca, non aprendo la bocca, però soltanto con le labbra. Poi un po' torero. Con questo che stai aspettando il tuo tono. Senti Francesca, posso dirvi una cosa? È un autostatto, non c'è Photoshop. La prossima volta ti facciamo sorridere col Photoshop. Grazie Francesca, grazie. Benedetta, sei stata molto brava. Sei la diva, che voglio interpretare la diva, però dalla porta accanto. La diva napoletana. Grazie. Valeria. Io faccio sempre il cattivo. Perché? Ma tu l'hai vista una geisha che cerca di interpretare il lago dei cigni. Non si è mai vista. Le braccia così, non c'entra niente con tutto. E non sta dicendo che vuole essere una geisha, no, una geisha classica. Allora, però magari dalla vita in su sta facendo più una geisha classica. Dalla vita in giù sta facendo una cosa sexy, sembra una dominatrice. Ma poi vedete Valeria, geisha, cioè tutta così, non è molto servizievole. No, ma lei non può essere così. Valeria è una geisha a modo suo. Grazie Valeria. Alice. Audrey Hepburn. No? Volevi interpretare un pochino questa attrice degli anni 50. Allora, se fosse una locandina di un film... Andresti a vederlo? Io ci andrei subito a vederlo. Grazie a te. Lorenza. Cara mia Biancaneve, qui io vedo una ragazza insicura e a disagio. Cucciolo mio, è già il momento di crescere, eh? Sì, Michael? I piedi incrociati chiudono lo stacco tra le cosce. Allora, questo per me significa adolescenza, immaturità, ingenuità, semplicità. Che mi sta? Anche per una bianca di neve, questo mi sta. Però poi spari questo gesto di malizia con una mela, provocando una persona, non so, ma si perde. Non è come si capisce bene. Grazie, Lorenza. Ora, ragazzi, la Giulia deve deliberare, poi vi richiamerò per dirvi chi eliminiamo. Grazie. È un'eliminazione sconvolgente. Lo so. Io non ho proprio idea. Adesso sta agonia, che se no così impazziamo. Sinceramente io ti dico che non era bellissima, ma era orribile. No, non è vero, non era orribile. Devi fare qualcuno, no? Speriamo bene. Speriamo bene. Allora Giulia, abbiamo la nostra decisione, ora dovrò comunicarla alle ragazze. Davanti a me vedo 14 bellissime ragazze, ma io ho solo 13 fotografie in mano. Quelle delle ragazze che resteranno in gara per diventare una nuova Italia's Next Top Model. Benedetta! Sei stata molto brava, Benedetta. Questa è la tua foto e la giuria ti ha eletto la migliore di questa prova. Complimenti. Rossella B.
sperimentare per diventare la nuova Italia's Next Top Model. Ecco la tua foto, Alice, brava. Ginevra. Giulia. Ilaria. Beatrice. Rossella G. Francesca. Valeria. Ragazzi, voi quattro, per la giuria, siete state le peggiori.